giovedì, mercoledì c'era qualcuno con le casacche arancioni tipo Anas che giravano qui intorno. Quanti erano? Ma due o tre, più o meno queste erano le figure, ecco, per il resto però nient'altro, né rumori né tremori, nient'altro insomma. Chissà se era proprio la banda del buco quella che si aggirava nei pressi del ponte della Parata ad Arezzo, mentre metteva a punto il colpo del secolo, quello al caveau della sede storica di Banca Etruria in Corso Italia ad Arezzo, sventato giovedì mattina per un soffio dalla polizia. La banda, infatti, per raggiungere l'istituto di credito aretino era passata attraverso la galleria dove scorre il torrente Castro, partendo proprio dal ponte della Parata. 800 metri all'interno delle viscere della città, per poi scavare un cunicolo di 15 metri e arrivare dritti al caveau contenente quintali di oro. Un colpo studiato nei minimi dettagli e molto probabilmente preparato in settimane. A lanciare l'allarme giovedì mattina sarebbe stato un addetto alla manutenzione di Banca Etruria, che una volta sceso nel sotterraneo avrebbe notato gli attrezzi da lavoro lasciati per terra proprio dalla banda, materiale adesso al vaglio della polizia scientifica che, coadiuvata dai vigili del fuoco di Arezzo, ha svolto un accurato sopralluogo nelle aree interessate. Ma intanto alcuni residenti della zona si chiedono se sia il caso o meno di chiudere il tunnel. Stamani passando di qui ho pensato, ma perché non mettono una grata? Perché adesso che le cose si sanno, può essere un invito per altri a delinquere, diciamo. Intanto proseguono senza sosta le indagini condotte dalla squadra mobile della Polizia di Stato, guidata da Giovanni Schettin, alla ricerca della banda dell'oro. La Procura di Arezzo inoltre ha aperto un fascicolo contro ignoti. L'ipotesi di reato è quella di tentato furto.